make up so che vi piacciono tanto, quindi sto cercando di farne di più. Abbiamo un sacco di nuovi prodotti da testare, alcune cosine di Too Faced come il nuovo fondotinta in polvere, abbiamo la nuova base illuminante idratante di Fenty Beauty, altre la terra di Fenty Beauty che voglio provare, gli eyeshadow glitterati luminosi di Too Faced per esempio, e poi una cosa che voglio assolutamente provare è questo rossetto Givenchy color arancio, che penso proprio che mi piacerà tantissimo, ma non è detto, quindi come al solito saremo molto obiettivi. Iniziamo subito con la nostra full face of first impressions. Come al solito immancabili le mie orecchie da gatto per tenere i capelli, che tra l'altro ho appena lavato, lontani dal viso. Ok, ho anche già applicato una specie di idratante antirossore, se mi vedete un po' lucida per questo, ma adesso applichiamo il primer, e questo è un primer idratante di Fenty Beauty. Io mi auguro che non sia troppo grasso, però visto che poi andiamo ad applicare un fondotinta in polvere, e io non uso mai fondotinta in polvere, saranno almeno tipo 5 anni, probabilmente l'ultima volta che ho applicato un fondotinta in polvere era per un video di YouTube, quindi sicuramente voi potete ricordarvi, e penso che non fosse meno di 3 o anche più anni fa. Comunque, allora, questo primer è diverso dall'altro di Fenty Beauty ed è sicuramente molto più idratante, forse troppo idratante. Oh mio Dio, sono lucidissima. No, ok, secondo me questo primer è un ottimo primer se avete la pelle secca, oppure forse se l'avete mista ma non in estate. Comunque bisogna vedere il risultato dopo il fondotinta in realtà. Poi, come correttore, voglio usare questo L'Infaillible More Than Concealer di L'Oreal. Come al solito io i nomi in francese non li so pronunciare, fatemene una ragione, probabilmente sarà tutt'altra cosa. E se riesco ad aprirlo, perché il primer mi ha lasciato le mani super super unte ed appiccicatice, che non è proprio il massimo. Ok, ce l'ho fatta. Stranissimo andare ad applicare il correttore subito dopo il primer, perché di solito stendo prima il fondotinta, ma visto che abbiamo stavolta un fondotinta in polvere, dobbiamo per forza applicare prima tutti i prodotti in crema. E come sempre ne metto un po' anche. Oggi userò questa nuova spugnetta di Diego Della Palma, è la primissima volta che la uso e non l'ho inumidita perché poi vado ad usarla con il fondotinta in polvere, appunto, quindi vediamo un attimino com'è sul prodotto in crema se non la bagno. Beh, non mi sembra niente male in realtà, e anche il primer che si è assorbito nel frattempo nella pelle non mi sembra più così oleoso alla fin fine, vediamo. Decisamente se la spugnetta non è umida è difficilissimo, difficilissimo usarla, almeno non sono abituata. In realtà so che per avere una coprenza più forte non va inumidita, quindi probabilmente molti di voi magari la usano anche così, non lo so, fatemi sapere. Io non l'ho mai usata da asciutta, nessuna spugnetta. Adesso passiamo al momento del fondotinta. In realtà volevo usare la spugnetta per applicare il fondotinta, ma no, perché nella confezione in cui mi sono arrivati questi fondotinta io ho scelto la colorazione Porcelain, che dovrebbe, di solito è un pelino troppo scura per me, ma visto che sono abbronzata forse dovrebbe essere giusta. Io però conosco la tonalità Porcelain del fondotinta liquido di Too Faced, che è il Born This Way. Nella versione polvere non sono sicura, però mi hanno mandato questo pennello bellissimo, che ha anche il fiocchetto, che si chiama, come si chiama, il frac. Si chiama frac, mi sa di sì. E si chiama Mr. Perfect, e quindi voglio assolutamente usare questo per applicare il fondotinta, anche se non so come sarà, ma ci proviamo. Allora, io di solito picchietto quando applico il fondotinta, vediamo se è una tecnica adattabile anche con il fondotinta in polvere. Beh, mi sembra di sì, ma vi devo dire niente male, se riuscite a vedere bene è molto molto naturale. E io di solito non applico fondotinta in polvere proprio perché di solito non hanno un effetto così naturale come riesco ad avere con i fondotinta liquidi, ma ragazzi mi sto ricredendo. Cioè, i fondotinta in polvere però sono super pratici perché non devi metterci la cipria e si praticamente si fissano da soli. E questo, devo dire la verità, mi piace sicuramente di più rispetto alla versione liquida. Ovviamente non so la durata come sarà, può essere pure che tra un'ora mi si sciolga tutto quanto. Però, per adesso
Non mi sembra niente, niente male, lo vedo molto, molto naturale e per niente visibile. Secondo me anche alla fine la tonalità porcelain è giusta per me, è giusta in estate, perché in inverno è troppo scura, mi servirebbe da snow. Poi con il blush, anzi no, prima facciamo il contouring, devo prendere i pennelli che mi sono dimenticata. Un secondo, ci siamo. Ok, allora come terra voglio usare questa di Fenty Beauty, sono le nuove terre che mi sono arrivate. Questa si chiama Sunstalker in colore Private Island. E vi devo dire però che praticamente questa era la più chiara tra tutte quelle che mi hanno mandato ed è marrone. Quindi devo stare super super attenta, ma perché è sempre così con le tonalità? Perché? Quindi cerchiamo di andare super super leggeri. E tra l'altro come tonalità è anche abbastanza calda, però in estate tutto sommato per il contouring, se è un pochino più calda come tonalità, non è male, insomma, quando tutti sono abbronzati, tranne me, sì, per intenderci. In realtà sono abbronzata, solo che non si vede, perché questo sembra un colorito normale, ma non lo è. Per me è abbronzatura. Beh, no, devo dire che non è troppo esagerata, non è... non fa effetto macchia marrone, almeno se la sfumi per bene non è male, secondo me. Ok, devo dire che in realtà come contouring è anche più leggero di quanto io sia abituata. Penso che di solito ci vado giù un pochino più pesante. Ok, direi niente male, come sempre ne metto un pochino anche qua sotto. Tu. E un po' sotto il naso. Ok, adesso finalmente il blush. Useremo questo Velvet Blush di un brand che si chiama Divage, che mi ha spedito un sacco di cosine, ed alcune non sono niente male. Questo è il numero 8704 e forse è un pochino troppo maialino, non lo so, andiamoci giù leggeri e vediamo un pochino com'è. Ma no, alla fin fine non è troppo esagerato. Devo stare attenta però, perché se ne metto troppo, Situation Heidi è dietro l'angolo. Comunque sono super contenta che vi sia piaciuto il video, 34 cose che ho imparato in 34 anni, e alla fine volevo che fosse un pochino più scherzoso, ma mi sono venute in mente cose un pochino più serie alla fine, quindi... Però sono davvero davvero contenta che vi sia piaciuto e che vi abbia emozionato, perché anch'io alla fine mi sono emozionata nel girarlo e nel rivederlo quando stavo al montaggio, e mi piace che vi piacciono anche i video che sono magari un pochino più personali, dove mi apro un po' di più con voi, ecco, perché mi piace, lo sapete, mostrare il mio lato giocoso parlando di make up eccetera eccetera, però mi piace anche aprirvi un po' il mio cuore e farvi capire chi sono con video un pochino più personali, appunto. Comunque niente male secondo me, contouring e blush, niente male. E passerei adesso all'illuminante. Come sapete ragazzi, cioè io ho passato tutta la vita a detestare l'illuminante, poi l'ho scoperto con la palette Chiara Ferragni, e adesso non passa giorno che io non mi trucchi con l'illuminante. Lo so, è sconcertante, lo so, ho detto che lo odiavo, ma ragazzi, cioè ad un certo punto mi sono vista con l'illuminante e mi sono detta cavolo, non mi sta poi così male, cioè cosa che non mi aspettavo. Quindi userò questo di Too Faced, che ha questo packaging bellissimo, tipo cofanetto prezioso, e questo è il Fancy Pink Diamond. Sono usciti tipo secoli fa gli illuminanti, ma visto che io ero ancora nella mia fase detesto gli illuminanti, non li ho mai provati, quindi li proveremo oggi. Beh, allora è illuminante, ma non si vede tantissimissimo come quello di Chiara Ferragni, forse, non lo so, forse ha un effetto un pochino più natural, un pochino più glowy ma natural. L'altro sì, forse un pochino esagerato, eh? Forse sono abituata ormai all'illuminante, quindi se non è super shiny non mi sembra neanche un illuminante, il che può anche essere vero. Che la gente continua a dirmi che mi sono rifatta il naso, evidentemente sono migliorata tantissimo nel contouring, perché non l'ho rifatto, cioè il mio naso è sempre quello, eh? E poi anche sull'arco di Cupido, sì, vedete che si vede un po' meno rispetto a quello che metto di solito, ma non è male, non è per niente male. E vabbè, il packaging di Too Faced è sempre, cioè, top, veramente top. Allora poi, abbiamo sfumato bene la terra, non mi viene sempre il dubbio. Sì, in realtà sì, spesso quando faccio questi full face o first impressions, poi vengo fuori una specie di mostro, perché magari non scelgo proprio i prodotti adatti a me. Invece per adesso, vabbè, per adesso almeno, non è niente male. Allora poi vorrei passare al Crystal Whips. Questi sono degli ombretti in crema,
se non sbaglio sono in crema di Too Faced, sì, e sono tipo anche qua secoli che non applico ombretti in crema, quindi almeno questi video in cui testo prodotti nuovi mi fanno sperimentare un po' di più. E, ma visto che è un bellissimo dorato, voglio applicarlo sulla palpebra mobile. Non è per niente esagerato, ma è molto luminoso, quindi mi piace. Di là, se sentite i gatti, stanno facendo casino come al solito. Se cercate un prodotto super coprente, sicuramente questo non è il prodotto adatto, ma è proprio l'effetto che speravo, quindi ci piace. Ne applico un po' anche sul condotto lacrimale, che secondo me dà molta molta luce allo sguardo, anche se non voglio ovviamente esagerare. Passiamo al mascara. Ho questo di Estée Lauder che si chiama Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara, quindi dovrebbe praticamente dare un sacco di volume alle ciglia. Wow, cioè lo scovolino è gigantesco, ragazzi, non penso di averne mai visto uno così grande. E vediamo se è vero. Tra l'altro calcolate che non ho il lash lift, devo rifare il lash lift, quindi le mie ciglia sono abbastanza dritte adesso, non sono proprio, anzi potremmo piegarle però in realtà. Prima che si asciughi quel poco di mascara che abbiamo messo, pieghiamole. Si vede subito un sacco di differenza, per questo che io amo il lash lift, ma è passato troppo tempo e adesso ho l'appuntamento prossima settimana e ve lo stra consiglio, specialmente se siete abituate, se siete dipendenti dal piegaciglia come me, perché io ho le ciglia super super dritte e sono praticamente dipendente dal piegaciglia se non faccio il lash lift, mentre con il lash lift sono piegate all'insù e così restano, che è pazzesco. E poi sono anche più nere, più voluminose. Ok, devo dire che questo mascara non fa tantissimissimo volume, però almeno non crea grumi. Vedete che non volumizza tantissimo come magari il Better Than Sex? Un po' una delusione questo mascara. Ok, noterete che sto saltando l'eyeliner, la matita, perché ultimamente non le applico e questo trovo che mi dia un aspetto molto più fresco e un occhio molto più aperto, quindi specialmente in estate mi piace e quindi non stendo assolutamente matita, eyeliner né niente di simile. Ovviamente un pochino abbiamo sbavato, quindi mannaggia, tentiamo di recuperare con un po' di correttore. Non mi resta che fare le sopracciglia e sto finendo la matita di Diego Dalla Palma, quindi userò questa. Non ho nuovi prodotti per le sopracciglia da testare, sarà che sono anche molto molto picky per quanto riguarda i prodotti per sopracciglia, quindi tendo a provare solo colorazioni che so mi stanno bene, tipo se sono troppo calde o troppo fredde come tonalità non le provo nemmeno, perché le sopracciglia sono super super importanti, ragazzi, molto spesso ce ne dimentichiamo, ma la forma, il colore delle sopracciglia può davvero stravolgerti il viso e quindi cerco di stare super attenta e cerco anche di non colorarle troppo ultimamente, sempre per rimanere un po' con un look glowy, perché se ti trucchi poco gli occhi e trucchi tantissimo le sopracciglia si vede un po' che sono, come dire, un po' esagerate e quindi evito. Magari se invece faccio uno smoky sugli occhi super intenso eccetera, esagero un pochino di più con le sopracciglia. E adesso direi che siamo arrivati al rossetto, non vedevo l'ora di provare questo di Givenchy e si chiama, oddio, Givenchy, ma perché non hai mai nome in inglese? Cioè mi metti proprio in difficoltà. Allora, Encre Interdite, una roba del genere, comunque è il numero 05 ed è un rossetto liquido. Non so bene se abbia un finish opaco oppure no, ma adesso lo scopriremo insieme, mi sa. Wow, il colore è super. Sembra quasi una tinta labbra, poi non so se si asciugherà oppure no. Allora, il colore è molto carino. Non so però se devo
fare lo sugar oppure no? Sì, ok, mi sono informata su questo prodotto ed effettivamente è una tinta labbra, quindi aspettiamo un attimino che si asciughi e dopodiché dovrebbe restare come un tatto sulle labbra. Wow, la nostra tinta si sta asciugando. Tutto sommato il make up non mi dispiace affatto. Per una volta in un full face o first impressions ho azzeccato le colorazioni di correttore e fondotinta batti 5, ragazzi, perché penso sia la prima volta, spero siate fieri di me. E niente, questo è quanto per il look di oggi. Devo dire che il prodotto che mi ha stupita di più è sicuramente il fondotinta in polvere Born This Way di Too Faced. Non mi aspettavo che mi piacesse, di solito odio i fondotinta in polvere, con questo invece probabilmente li ho riscoperti, almeno questo è fantastico. E poi mi piace tantissimo anche questa tinta, ma più che altro il colore e la coprenza, non so ovviamente com'è la durata. E poi vabbè, vogliamo parlare di questo pennello bellissimo di Too Faced, non ho parole veramente. E comunque una bella scoperta è stata anche questa terra di Fenty Beauty. Oggi non ho veramente nulla di negativo da dire sui prodotti che ho provato. Il l'eye shadow in crema, bisogna vedere, questi sono un pochino tricky come prodotto perché molto spesso finiscono nelle pieghette ed è lì che si vede la qualità di questi ombretti, quindi anche questo dovrò vedere con le ore. Per adesso però non è entrato nelle pieghette e per adesso non è niente male. Questo è stato veramente un success, non me l'aspettavo. Ultima cosa che dobbiamo fare, spruzzo l'All Nighter di Urban Decay, il fissante. Che ho quasi finito, ma grazie al cielo ho un backup già pronto, perché io non vivo senza questo prodotto. Cioè letteralmente, seriamente, non posso truccarmi senza l'All Nighter di Urban Decay, è il fissatore migliore al mondo. Comunque, questo è quanto per il look di oggi, mia family. Spero vi sia piaciuto il video. Togliamo le orecchie da gatto, anche se mi piacciono troppo e vorrei uscirci con quel cerchietto. Questo è tutto per il video di oggi, spero tanto vi sia piaciuto. Scrivetemi tutto nei commenti come al solito se avete provato questi prodotti, se vi ci trovate bene oppure no. Io intanto vi mando un bacio grandissimo e vi auguro buon weekend, perché questo video lo vedrete domani che è venerdì, cioè per me è giovedì, per voi è venerdì. E noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Ciao!